Bella, di questo non Ah, sapevo. ok, allora no, ti sa perché facevamo bene. Poi tagliamo. Certo. Ok. Allora, caro Claudio, buonasera, stasera siamo in fase di deboscio totale. Ma stiamo registrando già? Stiamo già registrando. No, perché sto qua spavanzato a mangiare Ah, bene. fase di deboscio totale, d'altra parte, insomma, ecco qua. Siamo nella capitale della Siamo nella Boscia capitale, Roma. corrotti con i cobra, vedi? Allora, di che vogliamo parlare? Di Frosinone? Non già parlare di Frosinone, va? Beh, io manco da un po' di tempo da Frosinone, da qualche giorno, per cui sei lui che mi devi Beh, aggiornare. non hai visto l'ultimo posto di osservatorio per il decoro urbano che insomma si prende il merito di aver detto lui per primo che lì ai piloni non avrebbero mai fatto niente. Vabbè, lasciamoglielo dire, comunque c'ha ragione. Quei quattro stracci che stanno lì, insomma, pare che c'è la proposta di revoca per la ditta che non è in grado di portare avanti quel lavoro e ci vorrei vedere, insomma, no? Cioè, non era mica una cosetta tanto facile quella lì, eh? Cosa c'è la bocca mia? Allora, basta, Massimo. Morti, non ti sa più cura. Eh? Tagliamo i tempi morti. Sì. Vabbè, insomma, così non c'è più un cazzo di Frosinone, insomma. Che dobbiamo dire di Frosinone? Parliamo di Berlusconi? Ne parlano tutti, dobbiamo parlare pure noi. Poi noi bisogna parlare di Berlusconi, vero? Beh, aspettiamo anche perché, diciamo, vendere la pelle prima di aver preso l'orso non me la sento. Vabbè, d'accordo che insomma, tu dici no, no, è scontato Sì, è scontato, è finito, è finito. cioè tu dici a maggior ragione oggi che c'era il voto su un documento importante e così Vabbè, via. insomma, non ci potevano pagare gli stipendi se ci mancherebbe altro. Non approvando il rendiconto, domani la gente andava a scarnare, mica no, eh? Quindi, Quindi vabbè, insomma, non lo so, entro venerdì dovrebbe chiudersi questa storia. esatto. Sta l'amico nostro Benny che è tutto contento, che finalmente Berlusconi si fa da parte, adesso è il momento dei democratici, Ma ormai da Bassotti al potere. perché prima ti ha telefonato apposta per esprimerti la sua soddisfazione per questo passaggio No, epocale? voleva parlare di Frosinone, di questa questione qua. Ma a me che ci importa di Frosinone con quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, anche la questione di Berlusconi è una questione secondaria, se ci pensi bene, no? Assolutamente Assolutamente secondaria, qui secondaria, è una. Berlusconi, cioè, che conta più? Tanto ormai dobbiamo, ormai si può parlare soltanto dei diktat che ci arrivano dall'Europa. Punto. Sì, ma infatti anche noi dobbiamo cercare di essere il più possibile, proprio non essere provinciali il meno possibile. Infatti, caro Fiorenzo, ti preannuncio che, visto che sto prendendo gusto a leggere commentari e articoli tradotti dal Mondo, continuerò a farlo con articoli di attualità. Se non altro, ecco, per far vedere che non è soltanto Repubblica o il Corriere della Sera, insomma, che esista al mondo. Vabbè, comunque io ormai ho cambiato completamente il mio paradigma interpretativo su questa questione dell'Europa. Perché quando abbiamo cominciato diciamo, a leggere le cose di Barnum, lo abbiamo anche contattato il dicembre scorso, il 17 dicembre 2010, doveva venire addirittura a Frosinone, ti ricordi, no? Certo. Poi non è venuto più, c'è stato un disguido, per fortuna che non è venuto, perché quel giorno c'è stata una tempesta di neve terribile, quindi sarebbe andato tutto quanto a puttane lo stesso. Però allora ancora Barnard ci sembrava in fondo un uomo esagerato, insomma, avevamo ancora, io perlomeno avevo ancora un po' di fiducia nella visione europea di Prodi, di Ciampi, di questi eroi della patria, come c'erano stati presentati, persone integerrime che non rubavano, eccetera, eccetera. Sono bastati pochi mesi, mi è bastato mettermi un attimo a leggermi le carte e sono rimasto allucinato, caro Claudio,
Per me questo ormai è diventato un'ossessione. Io lo capisco che ci sia della gente che sono anni che scrive soltanto sull'Europa, sul Trattato di Lisbona, perché quando entri su queste vicende ti prende un'incazzatura tale che ti occupi solo di quello, perché dici non è possibile che ci facciamo ingannare fino in questo modo, fino a questo punto, no? È una cosa veramente allucinante. Cioè noi siamo entrati nel Trattato di Lisbona, abbiamo, diciamo, sottoscritto il Trattato di Lisbona il 31 luglio del 2008, poco prima di andare in vacanza, sì, come se fosse una legge qualsiasi, non lo Ma so. scusami Cioè, non Fiorenzo, sa niente di quello che c'è scritto lì. visto che appunto tu l'hai nominato Barnard e ho visto che hai messo un post dedicato a lui, all'articolo, all'appello che lui ha lanciato a Berlusconi affinché non si dimetta e ci sono state le polemiche, ma me lo sintetizzi un po' Ma guarda, perché... la stessa situazione paradossale che si è creata con Gheddafi, no? Gheddafi era sicuramente un tiranno, un delinquente, uno che ha fatto ammazzare 1300 persone in una prigione dove c'erano i suoi oppositori politici, quindi un pazzo scatenato. Però a un certo punto, quando è stato aggredito dalla NATO, beh, voglio dire, c'è poco da discutere. A quel punto sono arrivati quelli che sono peggio di lui. Lui è sicuro, cioè non si può giustificare Gheddafi e quello che ha fatto Gheddafi. Però a un certo punto Gheddafi, pur facendo i suoi interessi, pur essendo un sanguinario dittatore, un despota, un autocrate, quello che ti pare, però faceva una politica che era una politica, diciamo, che andava contro gli interessi non delle democrazie occidentali, ma di un potere, quello che c'è in Occidente, che ormai non ha più nulla di democratico. E quindi tu che cosa fai quando vedi il grande impero che si scaglia contro una piccola nazione? A me istintivamente, per come sono fatto, viene da fare quantomeno il tifo per la piccola nazione, che poi Gheddafi fosse indifendibile, su questo non ci piove proprio. Lui era assolutamente indifendibile, l'abbiamo visto quello che ha fatto quando è venuto in Italia, no? Che vuoi difendere un personaggio del genere. Però non mi devono venire a raccontare che siamo andati lì a dare la democrazia ai libici. Oh, è stata una missione umanitaria per salvare, insomma, certo, ce l'hanno prospettato, vabbè, certo, il modo, diciamo, di reprimere le manifestazioni degli oppositori non era proprio, però, Ma io ti voglio ricordare che lì la NATO e l'ONU hanno autorizzato una no-fly zone, eppure Gheddafi è stato catturato perché questo piccolo convoglio che scappava da Sirte è stato intercettato, bombardato da aerei, non si sa se francesi o NATO, dopodiché è stato raggiunto dagli insorti. Quindi quale no-fly zone? esatto, ha partecipato in maniera super attiva proprio alle operazioni di guerra, anzi probabilmente sicuramente coordinate con gli oppositori Allora, un di regime si può Gheddafi. definire democratico se rispetta almeno le cose che dice, che afferma. Quindi non siamo più in un regime democratico, siamo in guerra. E in guerra vengono sospesi i diritti democratici, insomma, no? Siamo in guerra, questo c'è poco da fare. L'amico Sergio Di Cori Modigliani, che avremmo dovuto incontrare oggi, c'è stato un qui pro quo, lo dice chiaramente, questa è una guerra invisibile, o meglio, una guerra nascosta, perché non viene dichiarata, non viene resa, non ci viene detto che siamo in guerra, ma di fatto stiamo in guerra. È così, quindi scusami, per tornare però a Barnard, che ha suscitato un vespaio perché appunto questo appello a Berlusconi beh, è parso a molti provocatorio, no? Ma tu poi a un certo punto hai detto che eri d'accordo con la posizione di no, Don Chisciotte, come si chiama l'altro sito? Di Stefano D'Andrea, appello al popolo, che ha pubblicato un articolo su questa questione, e ero completamente Ah, d'accordo con. mi spieghi un pochettino qual era questo articolo qui, perché su che cosa eri d'accordo? Sì, sono completamente d'accordo con lui, perché lui dice che dobbiamo riproporre la questione dell'interesse nazionale. Al di là, diciamo, di quelle che sono le idee sul modello di società che uno ha in mente, questo è il momento in cui bisogna ragionare come italiani, senza per questo riscoprire, rispolverare vecchi nazionalismi, eccetera, eccetera, ma di che cosa a noi come tribù, come popolo, ci conviene? Ci conviene entrare in questo sistema che ci viene proposto, questo sistema globale, questo sistema imperiale alla fine, no? Che
c'ha come perno in Europa l'euro, il quale euro a sua volta sta, diciamo, è una moneta. No, non mi sta a venire bene, guarda. Se vuoi fare una cosa seria, santo Dio. Ma stai criticando me? No, sto criticando me stesso, però vabbè, tanto possiamo Certo. tagliare, diciamo, No, dobbiamo tagliare dobbiamo comunque. assolutamente tagliare, sarà un lavoraccio. E ci sta passare tutta quanta la notte, ricordati che domani devi andare Alle a lavorare. 11:20. Vabbè, te lo puoi copiare pure, la faccio più di Ma chi notte, dai. ci può fare? Siccome l'abbiamo fatto noi, lo so a memoria, quindi. Certo. No, vabbè, sai perché mi metto in difficoltà? Perché io sono d'accordo che se erano su due o tre frasi che ha detto, non dovrei stampare, rileggere, Ah, toglierle, ecco, togliere quelle due o tre ok, ho fatto frasi. una domanda troppo Sì, specifica. ma Va poi bene, sono pure bevuto un po', insomma, quindi. Quindi. allora diciamo qualche altra cosa e poi possiamo anche concluderlo. Sì, magari lo facciamo più tardi se ci viene meglio, perché non mi Va pare che stia venendo una bene, allora stanchezza. Vabbè, interrompiamo. dai, ce lo continuiamo noi quando siamo vecchi, Ah, no? sì, no, ho detto infatti interrompiamo, gli ho detto. Interrompiamo che cosa? Continuiamo, Ah, continuiamo. Mica di continuiamo, non abbiamo fatto continuiamo. spesso dei filmati che poi non abbiamo Ah, pubblicato, no? cronometrici, chilometrici. I nostri esegeti poi un giorno Ma certo, saranno una cosa proprio preziosissima. ma certamente poi quando, appunto, quando, non neanche se, quando diventeremo famosi, centinaia di laureandi che dovranno scrivere tesi su di noi, almeno al di là del materiale ufficiale, ci avranno materiale d'archivio Esatto. e potranno quindi speculare su. No, io volevo tornare sulla questione della moneta del governo rivoluzionario. Ah, ecco, Allora, questo governo rivoluzionario, abbiamo detto, siccome ci hanno tolto l'euro, che fa? Deve stampare moneta. Stampa la moneta che serve, la distribuisce con un qualche meccanismo e la scrive a bilancio la voce passivo. E ho anche detto nel filmato precedente, quello molto scuro, che quando serve stampare altra moneta, il governo la stampa e la mette ancora a bilancio. Quindi quando tu hai una moneta nazionale, sovrana, in realtà il debito pubblico è una misura dell'attività economica complessiva, non è assolutamente un problema. D'accordo? In che senso c'è? C'è da stare attenti proprio, perché sembrerebbe che a questo punto uno che non capisce bene, potrebbe pensare, beh, ma allora qualsiasi paese si fa la sua moneta sovrana e si può comprare qualsiasi cosa. No, la moneta sovrana serve a regolare gli scambi all'interno di un paese, come può servire, per esempio, in una famiglia in cui si decide di gestire cose all'interno della famiglia, inventandosi un sistema di punteggi, tu hai fatto questo, quindi mi devi questo, io in cambio devo quest'altro, a questo serve, no? È un gioco interno, però è anche vero che la nazione deve poi avere a che fare con l'estero, non è che puoi vivere in completa autarchia. Se hai a che fare con l'estero, devi comprare qualcosa all'estero, se vuoi comprare qualcosa all'estero, devi comprarla in moneta estera. E allora è molto importante che tu stampi la giusta quantità di moneta che c'è in circolazione affinché la tua moneta sia scambiabile con moneta estera per comprare cose fuori. Se tu vuoi comprare il petrolio, per esempio, che è si acquista sui mercati in dollari, tu devi trovare qualcheduno che in cambio della tua lira o del tuo eco, io l'ho chiamato eco, ti dà dei dollari e tu vuoi comprare, poi perché? Perché con quell'eco, con quella lira, che è con la tua moneta sovrana, questo signore può venire a comprare delle cose in Italia, quindi la tua moneta deve essere in un certo senso credibile, affidabile. Cosa significa? Altrimenti l'unica alternativa sono altri beni materiali, cioè tu scambi soltanto dei beni se non c'è una moneta che sia Certo, proprio affidabile. si ricade nel baratto, quindi diciamo, no? Oh, questo cosa significa? Significa che il governo rivoluzionario deve essere onesto, cioè deve stampare la moneta che serve. Purtroppo che succede? Che qualsiasi governo a un certo punto cede alla tentazione di stampare più moneta di quella che sarebbe la circolazione ottimale perché così poi vince le elezioni. Questo è il problema. E in Italia ne abbiamo abusato alla grande. Per cui quando si dice che in Giappone c'è il 200% di debito pubblico, però c'è una moneta stabile, eccetera, eccetera, ma in Giappone i comportamenti della classe politica non sono mica quelli italiani, che abbiamo straguadagno in Giappone, no? In Giappone abbiamo una classe politica che obbedisce
ha un ethos, diciamo, collettivo che è completamente diverso da quello che c'è in Italia. È chiaro che se tu cominci ad abusare di questa cosa e ti cominci a trovare in difficoltà, cioè stampi più soldi di quelli che servono effettivamente per portare avanti l'economia del tuo paese e a quel punto c'è inflazione. Se ne stampi troppo pochi, la tua moneta si rivaluta e quindi c'è scarsità di moneta. Ma se ne stampi troppa perché devi vincere le elezioni o perché devi fare dei favori ai tuoi amici, a quel punto importi inflazione. D'accordo? E si mette in moto un meccanismo. Ora, questo difetto, cioè, era questo il difetto che andava corretto eventualmente. Invece, giocando su questo difetto e sulla percezione di questo problema, si è proposta, è stata proposta agli italiani, è stata venduta agli italiani un'altra soluzione. In sostanza, di che si è trattato? Gli è stato detto, dal centro-sinistra e dal centro-destra, ma soprattutto dal centro-sinistra, poiché noi siamo viziosi e non siamo capaci di regolarci, se ci mettiamo nelle mani di un potere sovraordinato che è l'Europa, saremo costretti ad essere, Il castigamarti. esatto, ad essere virtuosi, d'accordo? E quindi abbiamo accettato questa cosa pensando che gli italiani sarebbero diventati virtuosi in un certo senso, no? Ora, questo perché non è accaduto? Non è accaduto per due ragioni, ma alla fine per una ragione sola, perché l'Italia è l'Italia. L'Italia ha creato Berlusconi, per esempio. Il vecchio vizio di stampare moneta, di fare debito pubblico, eccetera, eccetera, non è stato messo da parte perché se continuavi come prima avresti pagato un prezzo molto alto. Ma per esempio, cosa gliene importava nel 96 piuttosto che nel 2001 di... Che poi un giorno qualcuno avrebbe pagato per gli errori che lui faceva, perché non importava assolutamente nulla, insomma, no? Quindi hanno continuato a fare debito pubblico con un aggravante, però, che a questo punto era diventato debito pubblico in una moneta non più nazionale e sovrana, ma in una moneta estera, perché tu accumuli debito pubblico in una moneta sovrana e vabbè, a un certo punto devi svalutare, pagano un po' tutti, ci rimettono, ma almeno è una cosa flat, è un taglio lineare. Capito? Invece no, tu hai fatto debito in una moneta che ormai a questo punto è una moneta estera, giusto? E allora a questo punto per ripagare questi debiti, a parte poi sono altri problemi, su questo ci do, ma parliamo soltanto del debito. Il debito è in una moneta straniera, cioè l'euro, d'accordo? E quindi la scelta di chi paga diventa una scelta molto più politica. L'inflazione non è giusta, sia ben chiaro, colpisce questo, colpisce alla cieca. Ma i provvedimenti che prende il governo non colpiscono la cieca, hanno colpito me, per esempio, non hanno colpito minimamente la classe politica. Tu li vai a dire, ma pure voi dovete fare sacrifici, ti rispondono, vabbè, ma tanto non è questo, non risolviamo il Cioè, problema, siamo pochi, per cui. non risolviamo il problema, perché hanno risolto il problema bloccando gli scatti della sanità a me, hanno risolto il problema bloccando il rinnovo dei contratti agli insegnanti. Hanno risolto il problema pagando le pensioni con 2 anni di ritardo, perché tanto ormai ci vuole per prendere una pensione dopo che si è andato in pensione, ci vogliono 2 anni prima che prendi la pensione. E nel frattempo l'INPS dà la metà di quello che presumibilmente prenderai. Questo risolve il problema? No. Però queste categorie sono state toccate. Loro non sono state minimamente toccate. E questo è un problema di cui sicuramente bisogna tener conto, insomma. E poi c'è la grande critica, quindi questa è la prima critica, diciamo. L'altra grande critica è di carattere tecnico e l'ho già esposta in un altro filmato, no? E cioè che se tu hai una moneta unica, la stessa moneta per aree che hanno Diciamo genio. disomogenee, che cosa succede? Succede che viene a mancare quel meccanismo di compensazione che quando ci sono monete diverse tende a... penalizzare chi è più bravo e ad aiutare chi invece è meno bravo, che è il meccanismo del cambio flessibile. Perché se tu devi comprare una cosa che costa di meno perché i tedeschi producono meglio, tu per comprartelo devi fare un acquisto di marchi prima e poi devi comprare quella cosa. Ma se tutti comprano i marchi sale e quindi il vantaggio competitivo di quel prodotto tedesco diminuisce e quindi alla fine il paese che ha la moneta svalutata. Certo, qualcuno mi dice, Benny potrebbe dirmi, ah, ma il petrolio lo devi comunque comprare in moneta estera, per cui se svaluti,
alla fine le importazioni ti costano di più, certamente ti costano di più, ma hai una, come dire, un grado di libertà in più alto. E soprattutto c'è un'altra cosa da dire. Tutti si riempiono la bocca da un po' di tempo, anche in ambienti del centro-sinistra del PD, si riempiono la bocca di questo nuovo slogan che è la filiera corta. Produrre il logo, l'ha fatto anche tuo fratello qualche giorno fa, no? Allora, se io devo produrre il logo, vuol dire che devo importare di meno, e a maggior ragione una moneta nazionale è, se io in prospettiva ho una politica per cui prevedo che importerò di meno perché rilancio le produzioni nazionali, il problema di dover svalutare, essere competitivo e poi essere penalizzato nelle importazioni mi si riduce, Certo. d'accordo? Ma infatti c'è un'idea che va assolutamente smentita, cioè che se uno svaluta del 10% l'inflazione aumenta del 10%. Non è così. Tu svaluti del 10%, ma la leva sull'aumento dei prezzi interni è molto minore. Capito? Tu sbagli del 10% e l'inflazione che importi per colpa di questa svalutazione magari è dell'1%. Anche lì, ripeto, è una questione di misura. Qua stiamo parlando di come guidare, diciamo, la macchina economica. Se spingi troppo da una parte o dall'altra, vai fuori, tu non mi puoi, è scorretto portare all'eccesso, diciamo, l'uso di un meccanismo, quello della svalutazione. E mentre invece l'altro meccanismo, l'altro aspetto positivo, quello dell'aumento di competitività, sminuirlo. Quindi bisogna essere, insomma, tutta la scienza economica che cosa dice? Da sempre dice che due zone a differente, che con forti disomogeneità non possono avere la stessa moneta, perché questo implica, impone delle rigidità che in qualche modo poi le cacci dalla porta e rientrano dalla finestra, in qualche modo devi tener conto del fatto che quelle due zone sono disomogenee dal punto di vista economico. Allora, o si prevedono dei meccanismi compensativi rispetto a quelli automatici del cambio monetario, cioè, oppure la cosa non si può fare. Punto e basta. Meccanismi compensativi significano semplicemente o trasferimenti di ricchezza dalle zone che vincono, quelle più ricche, alle zone più povere, oppure che le zone più ricche si fanno carico dei debiti delle zone e quindi garantiscono i debiti delle zone più povere. Qui stiamo parlando di Eurobond. Non vogliono fare né l'uno né l'altro, e quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare come la Grecia. Adesso la Grecia gli stanno imponendo dei sacrifici pazzeschi. Gli danno 100 miliardi di dollari per ripianare una parte del loro debito. Le banche si accolleranno delle perdite intorno al 50%, ma il rimanente deve essere ripagato dai greci. Come fanno i greci a ripagarlo? Soltanto esportando, giusto, no? Una famiglia che sta a cacciare i debiti devi produrre per ripagare i debiti. Ma se tu imponi delle politiche che tagliano tutto, tagliano l'istruzione, tagliano la sanità, Non tagliano. possono esportare Come fai a far ripartire le esportazioni? È un popolo che lo stai portando verso una condizione di vita primitiva, quindi è una cosa che sa vita, d'accordo? E allora, il sospetto che mi viene, sai qual è? È che non ci sia cioè ci sono una serie di interessi che vogliono l'Europa unita e una moneta unica, ma che non c'è veramente una cabina di regia. Perché se ci fosse una cabina di regia, questa cabina di regia sarebbe anche capace di dire a chi vince, a chi guadagna, fermati, perché noi abbiamo un progetto superiore che è l'unico, un progetto politico che devi star buono, perché noi abbiamo un progetto politico e il nostro mezzogiorno non può diventare un deserto. Capisci? E questa è la critica che uno, io Sì, mi sento no. di fare. No, manca il progetto politico, c'è cioè una volontà politica che tenga, che dia delle belle bacchettate sulle voglie di far guadagno dei poteri economici. Ma certo, perché uno Stato su che cosa si basa? Sul fatto che dalle diverse zone dello Stato prende i soldi, a seconda della capacità produttiva e lo distribuisce dove ce n'è più E bisogno. se no che ce ne facciamo E dello se no lo Stato? Stato a che cosa serve? Altrimenti è semplicemente un ente normativo che fa delle regolamentazioni e basta. Le scelte politiche, questo sono la differenza tra un governo tecnico e un governo politico, è questa. Un governo politico fa delle scelte e dice, guardate, bisogna prendere i soldi a Tizio e darli a Caio perché il nostro progetto politico di nazione, di paese, di continente è questo.
zitto e mosca, altrimenti è un governo tecnico. O meglio ancora, è un governo degli interessi economici contrapposti, vince un interesse che in quel momento è più forte, gli interessi economici sono per loro natura ciechi, perché sono predatori, pensano soltanto ad accumulare ricchezza e poi casomai a scapparsene. E questo sarebbe l'Europa che ci hanno No, promesso. l'Europa, ma qua si parla che l'Italia è federalismo fiscale, è in tal senso, cioè nel senso che ognuno vuole che le risorse prodotte in un territorio vengano spese in quel territorio, quindi è chiaro che a quel punto il differenziale tra le E ditta allora del. tu mi chiedevi prima Stefano D'Andrea perché ero d'accordo, adesso me lo ricordo perché sono d'accordo con Stefano, A perché te. Stefano D'Andrea dice il primato deve essere della politica, E c'è. per forza di cosa, altrimenti non c'è uno Stato, altrimenti non c'hai una nazione. Cioè, senza arrivare alla NEP di sovietica memoria, però un minimo di programmazione assolutamente ci vuole, no? L'abbiamo visto anche nella situazione americana, abbiamo visto quel bel film di oggi, no? Certo. Too big to fail, no? I giganti, eccetera. Poi alla fine, diciamo che la soluzione, una delle soluzioni è stata di fatto di nazionalizzare, seppur in parte, le banche, perché a un certo punto ci deve stare il peso dello Stato, se no, sto Stato che cosa ci sta a fare? No, ma poi voglio dire, facciamo una piccola riflessione sul concetto di Stato. Guarda. Che cos'è lo Stato? Io sono una persona semplice, per me lo Stato da sempre è una cordata, un gruppo sociale, militare, un agglomerato che prende il potere, d'accordo? Prende il potere su un certo territorio. Non è una cosa giusta, è una cosa completamente tipo una visione che non ha nulla a che vedere con la democrazia, no? Ma non c'è neppure questo, perché quando ci parlano dei mercati, questi mercati non sono un potere unico. Dice Carlo Magno, i franchi prendono e conquistano l'Europa, ma sono i franchi. Carlo Magno manda i suoi plenipotenziari e ovunque fa rispettare la volontà del regno, capito? I mercati non sono neppure questo, sono semplicemente caos. E quindi sono la negazione dello Stato. Per questo fa bene Stefano D'Andrea a dire io sono statalista. Ovviamente dice io sono statalista, non nel senso che vuole uno Stato mamma che permette a tutti di fare la bella vita, nel senso cioè che uno Stato è, che sia democratico o che sia autoritario, ma lo Stato è la cosa minima che serve a un popolo, no? Se non c'è neanche lo Stato, ma c'è soltanto potentati economici che si fanno una guerra, siamo all'anarchia, siamo in una situazione in cui il regno dei pirati, siamo alla tortura. Questo è l'Europa che ci hanno proposto. Un'Europa basata sull'anarchia finanziaria. Certo, perché se non c'è una regolamentazione, è evidente, se tutti qua. Beh, adesso tu, la caduta tendenziale del saggio di profitto, il fatto che. Soltanto lo Stato la No, può è evidente, sono regolare, cose che diciamo sono elementari, cioè Marx ne ha parlato 150 anni fa, lo sanno tutti, lo sappiamo dopo tutti. Però, insomma, voglio dire. A chi un minimo si interessa di queste cose, è evidente, è chiaro che ci deve stare una regolamentazione dello cioè Stato. qualcosa che tenga in piedi la situazione, altrimenti se tu lasci alle forze economiche il compito di. Cioè, quest'idea che il mercato possa trovare un equilibrio, che equilibrio è l'equilibrio del deserto, Sì, alla fine, poi no? alla fine, certo, l'equilibrio allora sarebbe, hai ragione, perché è esteso a tutti quanti i campi non avrebbe senso l'ONU, perché allora. Se tu fai guerreggiare tra di loro gli stati, non tenti, oppure, che ne so, i cittadini li fai uccidere tra di loro, prima o poi si crea un equilibrio. Certo. E invece c'è la polizia che cerca, anche addirittura nella guerra tra le bande criminali, a un certo punto, infatti molti cittadini nemmeno lo capiscono, no? Dicono, ma perché deve intervenire lo Stato a s'ammazzarsi tra di loro? Invece no, non può Non esiste funzionare una così, cosa del genere, non può no? funzionare così. Quindi quando uno dice sono statalista non deve essere intesa questa cosa nel senso come si intendeva questa parola negli anni 70, cioè statalista voglio uno Stato che mi prenda dalla culla alla morte e mi assiste e mi libera da ogni responsabilità. Anzi, il contrario, il cittadino deve essere molto responsabilizzato. Essere responsabilizzato. Essere statalisti significa che il potere deve essere non dei potentati economici, di nessun gruppo di potere, ma deve essere diciamo, il soggetto che ha il potere di ultima istanza deve essere lo Stato. E questo in Europa non è previsto, perché tu vai a proporre gli Eurobond,
in questa situazione di pre-disastrosa e agli Eurobond viene detto di no. E questa è una cosa assurda, no? È come se a un certo punto noi in Italia avessimo a un certo punto deciso, come propongono i leghisti, siccome le regioni del sud fanno deficit e non si stampa più, non si fa più debito pubblico, ci devono pensare loro. Ma allora no. Si rompono l'Italia, che è quello che vuole la Sì, Lega. o no, forse neanche lo vogliono, perché poi alla fine c'è la convenienza, essere ricchi in uno stato in Italia è meglio che essere ricchi e avere uno stato più Oh, e povero allora poi. quelli che dicono che il vero progetto questo è, consiste in una conquista degli stati del nord, delle ricchezze del sud per avere una riserva di manodopera, sembra un discorso marxista, no? Però forse c'è qualche fondamento. Impoverire le regioni del sud, depredarle di tutto, avere lì una riserva di manodopera e creare nella parte ricca d'Europa una specie di cittadella arroccata dove lì ci sono alti consumi, alta ricchezza, ugualmente ingiustizia sociale, però sempre relativa, e avere qui a portata di mano, diciamo, una riserva immensa di manodopera che. Ma all'interno dello stesso Stato non conviene che diventi uno Stato, perché poi chi ti garantisce che lo Stato, se si creasse lo Stato delle due Sicilie, a un certo punto non viene poi attratto magari insieme con la Libia, col Sì, no, Marocco? all'interno di uno stesso Stato, certo. Certo, è certo. E quindi, dire, mentre invece ci fosse un potere politico sovranazionale, direbbe questa cosa non è possibile. Tu sei del Benelux, devi rinunciare al 20%, sei tanto bravo, e pazienza. Il 20% della tua ricchezza la portiamo al sud, così non solo togliamo il 20% della tua ricchezza, ma insegniamo a quelli del sud a essere più bravi, domani ti faranno anche concorrenza. Perché questo è il discorso, no? La Germania vuole esportare e non vuole importare, quindi non ha nessun interesse ad avere una concorrenza degli stati del sud. No. Però questa qua, che cosa denuncia una cosa del genere? Che non c'è una visione politica, no? Perché chi pensa soltanto in termini economici pensa al guadagno a breve, non pensa alla lunga. Invece un potere forte, come quello della Chiesa, che resiste da 2000 anni, pensa. Poi pensa Sì. Vabbè, anche la Chiesa, pensa sempre più in termini, però vabbè, questo è un segno certo, della è un segno decadenza. della decadenza, certamente. Cioè, tu pensi, devi tenere insieme il paese, puoi accettare un certo livello di, diciamo, di differenze di reddito, di giustizia, ma non puoi portare la situazione alla rottura come l'hanno portata in Grecia e come la stanno portando in Italia. Quindi questo discorso mi pare assolutamente evidente. Io mi domando, ma com'è possibile che siamo arrivati a questo? Siamo stati consultati soprattutto? La gente ha capito? Io ti voglio ricordare che sono stati fatti dei referendum per entrare in Europa e molti di questi referendum sono stati, hanno avuto un successo, è successo in Francia, è successo in Irlanda, è successo in Belgio. A un certo punto cosa hanno fatto questi signori? Ti ricordi che si parlava della Costituzione europea? Ce l'abbiamo oggi una Costituzione europea, lo sai? No, No, non lo è stata rinominata trattato. so. Perché per adottare una Costituzione è obbligatorio avere dei referendum, mentre invece un trattato può essere sottoscritto da Stati, dai Anzi, no. parlamenti. Anzi, non viene manco discusso dal Parlamento perché è un trattato internazionale. No, deve essere approvato dal È Parlamento. approvato, ma non discusso, non ammette emendamenti. Ah, è vero. Vabbè, per definizione è un trattato Esatto, certo, è un internazionale, trattato non internazionale, ammette non ammette niente. emendamenti. Per cui, a un certo punto l'hanno chiamato Trattato di Lisbona. È stato approvato dai parlamenti, in Italia è stato approvato il 31 luglio del 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 agosto del 2008 e all'improvviso ci siamo ritrovati in Europa, cioè in una situazione da cui non possiamo più uscire. La gente lo ha capito questo? No, non lo ha capito. Questo è il problema che abbiamo oggi, è il problema più grosso, al di là di Berlusconi, eccetera, eccetera. Questo è il problema. Vediamo che è uscito? Sì. Sì. Secondo me è uscita una schifezza. O quello dovrebbe essere una cosa di